abbiamo raggiunto è dato chiaramente dagli speaker, da coloro che gli danno, gli trasmettono il loro sapere, e io lo prendo come standard, Marco, quando ci sono altri che ci contattano e ci dicono e ci dicono posso partecipare? Beh, dico allora guarda per esempio questo, guarda come Marco si approccia ai problemi fondamentali che ci vengono invece dall'universo, la cosmologia, la scienza dell'intero universo, e dall'astrofisica, quindi la scienza delle stelle, della formazione delle galassie, eccetera, eccetera. Ma secondo me questo è un po' la frontiera attuale, non è che ne parlo un po' perché ci lavoro dentro, in particolare su appunto la materia oscura, come diceva Antonella, ma è un po' la frontiera attuale, nel senso che sinceramente diciamo, l'evoluzione degli ultimi 30 anni, 40 anni forse, dimostra che queste scienze, cioè la fisica delle fondamentalmente piccole, no? Della fisica delle particelle fondamentali e la fisica del fondamentalmente grande, di tutto l'universo, sono estremamente legate. E non si può capire l'una senza capire l'altra. Le chiavi di comprensione dell'evoluzione dell'universo, per esempio, molto probabilmente vengono dalla fisica delle particelle. Quindi è qui che da un certo punto di vista è interessante e da un altro punto di vista è fondamentale. Bisogna padroneggiare la fisica delle particelle per fare della cosmologia dell'astrofisica in senso moderno. Quindi c'è un range enorme di variazioni di massa. L'elettrone rispetto al quark top c'è una variazione di quanti? Più di 6 ordini di grandezza. E non c'è nessuna spiegazione logica per questo. Per quel che ne sappiamo, le masse sono un dato di fatto della teoria. È una delle cose che bisognerebbe cercare di spiegare, infatti ne parlerò come un problema aperto a un certo punto, in termini di un'ulteriore teoria. Però questa compattezza in realtà nasconde il fatto che in questi simboli ci sono dentro svariate coazioni, dei campi psi, dei campi F e dei campi Φ. Queste sono le interazioni il mediatore delle forze, questo è il bosone di Higgs, e i termini della lagrangiana mi dicono come le varie particelle interagiscono l'una con l'altra. Quindi dietro a queste formule c'è un'interpretazione grafica, che è quella sostanzialmente dei diagrammi di Feynman, che permette di dire a cosa corrisponde ognuno di questi termini matematici. Per esempio questo termine qui, psi barra delta psi, contiene questo vertice, si dice, cioè il fatto che un elettrone interagisce con un fotone in questo modo, con un certo accoppiamento che è nascosto dentro questa piccola slash. Cioè questo termine qui mi sta dicendo esiste la possibilità che un elettrone che viaggia nello spazio possa emettere un fotone e continuare il suo viaggio, per esempio. Oppure, non so, questo termine qui che corrisponde a questo, prendiamo uno più interessante, quindi valore non nullo, e quindi esiste questo background, questo melassa dappertutto che mi dà delle masse non nulle. Quindi noi devono camminare all'interno di questo campo, passandoci in mezzo acquistano un'inerzia o una massa, che è quella che gli misuriamo. Quindi le particelle interagiscono in un certo senso col sottofondo, col background, col mezzo continuo, e a seconda delle forze, della quantità, della importanza della loro interazione col campo di X, hanno una massa più o meno grande. L'elettrone ha una massa piccola perché la sua interazione col campo di X è piccola. Il quark top ha una massa grande perché la sua interazione col campo di X è grande. Spiegare perché l'elettrone ha un'interazione piccola e il quark top ha un'interazione grande, di nuovo siamo al problema di prima, non lo sappiamo, è un problema aperto. Particella di X, cioè il vero e proprio bosone di X, che è una particella come tutte le altre. Il bosone di X, il campo di X ha una sorta di doppio ruolo. Il primo è avere un valore non nullo dappertutto e quindi dare massa alle particelle, e l'altro è essere una particella di suo e quindi poter essere prodotta nell'interazione all'LHC. Il concetto fondamentale è che facendo, mettiamola così, no? Questo è un diagramma, un grafico, un disegno che avete sicuramente visto da tante parti, c'è anche una versione più moderna come se nella
nella slide successiva. Il concetto fondamentale è che fare la fisica delle particelle al CERN, agli occhi nostri, vuol dire, in un certo senso, ripercorrere all'indietro la storia dell'universo, no? Nel senso che l'universo, le osservazioni ci dicono che l'universo è in espansione e quindi si allarga e si raffredda. Attualmente siamo qui, quindi ad una temperatura media che è dell'ordine di 0,7 microelettronvolt, che corrispondono a 2,7 gradi Kelvin, la temperatura media dello spazio intergalattico, e l'universo ha un'età di circa 14 miliardi di anni. Se vado all'indietro nel tempo, l'universo diventa sempre più caldo e sempre più piccolo, e quindi la temperatura media, quindi l'energia media in gioco, aumenta sempre di più. Quindi quando all'LHC faccio delle collisioni a 14 TeV, in pratica sto cercando di riprodurre, in un certo senso, in quel posto, nel punto della collisione, le condizioni che esistevano nell'universo 10 alla meno 12 secondi dopo il Big Bang. Quindi quando le condizioni di temperatura e anche di densità erano estremamente più elevate rispetto a quelle attuali. Quindi in questo senso già vedete che il legame tra la fisica delle particelle e l'evoluzione, la cosmologia, cioè la fisica dello studio dell'evoluzione dell'universo, è strettissimo, perché l'unico modo che ho per cercare di riprodurre le condizioni dell'universo primordiale è quello di collidere particelle, temperatura e densità, diciamo, infinita, per quello che ne sappiamo. Ora, quello che voglio fare in questa discussione è sostanzialmente ripercorrere, andando attraverso alcune di queste tappe fondamentali. Le tappe fondamentali sono l'inflazione, il periodo di inflazione, il periodo di bariogenesis, il periodo di nucleosintesi primordiale, la formazione della CMB e la formazione delle grandi strutture, cioè le galassie, gli ammassi di galassie. La struttura, tutto l'universo, e quindi tutto quanto si allontana l'uno dall'altro. Io devo utilizzare la relatività generale, e quindi la mia ambizione è di parlare dei concetti fondamentali della relatività generale e cosmologia. Inizialmente, quando avevo cominciato a preparare queste slides, era in due slides in due minuti, in realtà è più due ore. Chiaramente i concetti sono complicati, cioè non vado nei dettagli perché sennò ci vorrebbe un corso intero di relatività generale che magari qualcuno vuole, ma sono estremamente semplici e mi dicono che G mu nu è uguale a 8 pi greco G t mu nu. Queste immagino che le avete viste anche sulle magliette o da qualche parte, e si dividono sostanzialmente in un membro sinistro e un membro destro molto a basso livello. Il membro sinistro ha a che fare, descrive la geometria dello spazio-tempo, cioè la forma che ha lo spazio-tempo, e il membro destro invece descrive il contenuto di materia ed energia dell'universo, cioè il sistema che stiamo guardando in quel momento. Quindi le equazioni di Einstein non dicono nient'altro che la geometria dello spazio-tempo, esprimono il concetto che la geometria dello spazio-tempo è determinata dal contenuto di materia ed energia. Viceversa, che quello che ci appare come materia ed energia è sostanzialmente la forma o la deformazione dello spazio-tempo. Tutti avete presente la tela elastica con la palla molto pesante al centro, che rappresenterebbe il buco nero. La deformazione di quella tela, che sarebbe lo spazio-tempo vicino al buco nero, è dovuta alla presenza della massa del buco nero stesso. Qui stiamo applicando la stessa cosa ma all'universo intero, quindi non c'è una intensità forte come nell'elettrone di buco nero, ma comunque c'è contenuto di materia e di energia come vediamo ora. Ora, quindi la parte di sinistra è soltanto relativa alla geometria dello spazio-tempo, e sostanzialmente c'è un ingrediente fondamentale che entra in varie forme, che è la metrica, cioè questo G mu nu, cioè che è un tensore 4x4, che è fondamentale, che descrive sostanzialmente tutto ciò che sta nella membra sinistra dell'equazione di Einstein. Cioè, a voler andare a vedere, aprire la pancia delle equazioni, G mu nu, il tensore di Einstein, cioè G maiuscolo mu nu, è una scorciatoia per scrivere R mu nu, tensore di Ricci, meno un mezzo scalare di Ricci per G mu nu,
e a sua volta Rμ è una funzione di Gμ, la metrica, quindi sostanzialmente tutto quello che c'è dentro a G grande è la metrica, G piccolo, Gμ. Che cos'è intuitivamente la metrica? Beh, appunto 1 sulle diagonali e 0 sulle tre diagonali, mi sta dicendo semplicemente che se voglio calcolare la distanza tra questo punto infinitesimo, devo fare dx quadro più dy quadro per ottenere il valore di dx quadro. In metrica cartesiana, o in spazio-tempo piatto, sarebbe la stessa cosa, questa è la più semplice possibile delle metriche, delle deformazioni dello spazio-tempo, ed è normalizzata, cioè c'è un fattore overall davanti a tutto, che è questo, si può dimostrare che c'è un fattore overall davanti a tutto, che è questo fattore A di t, che mi dice sostanzialmente la dimensione dell'universo in un certo istante di t. Allora, dimensione dell'universo è un po' un concetto truffaldino, come dicevamo prima, perché se uno dice dimensione dell'universo pensa al pallone e alla sua dimensione totale. Quindi non so bene come dirlo, non è la taglia dell'universo, è il fattore di scala, in termine corretto. Che vuol dire in pratica se prendo una distanza, compaio, non sono, vabbè, 8 pi greco che è una costante, G non è altro che la costante di Newton, che quindi modulo costanti numeriche che metto a 1 è essenzialmente la massa di Planck al quadrato, l'inverso della massa di Planck al quadrato, quindi la costante di Newton, l'intensità della forza gravitazionale, e poi il resto è il tensore energia impulso Tμν, che è un oggetto 4x4, una matrice 4x4 tensoriale che ovviamente c'è il fatto che anche il membro di sinistra è una matrice 4x4. Allora, adesso non voglio andare nei dettagli perché ovviamente non sarei capace, ma sostanzialmente il tensore energia impulso in condizioni assumendo di parlare di sostanze che si assimilano a fluidi perfetti, è costretto ad avere questa forma, cioè una forma diagonale con una quantità chiamata ρ in questa prima casella e una quantità chiamata P in queste altre caselle. Quindi il tensore energia impulso mi dice, mi descrive la quantità, gli oggetti, non gli oggetti, i fluidi, però non voglio dare l'idea che sia un fluido veramente, le sostanze che sto mettendo nell'universo e la loro natura è specificata dai valori di ρ e i valori di ρ. Un attimo, guarda, prima, le T che è la pressione di questa sostanza, di questo fluido, e ρ che è la densità di energia di questa sostanza, cioè di questo fluido, sono legate dalla cosiddetta equazione di stato che dice che P è uguale a omega per ρ, dove è questo V doppio, di cui questo omega V doppio è semplicemente una costante di proporzionalità. Allora, la materia è definita dal fatto che, cioè chiamo una cosa materia se la sua equazione di stato comporta omega uguale a 0, quindi P è uguale a 0 e ρ invece è diverso da 0. Perché la definisco come materia? Perché facendo i conti posso far vedere che questo vuol dire che la densità di energia, ρ, di questo tipo di sostanza che chiamo materia, evolve nel tempo come 1 su A al cubo. Quindi quando l'universo si espande, la densità di questa sostanza contenuta, densità di energia di questa sostanza contenuta, cioè ρ, evolve come 1 sul dimensione al cubo dell'universo, cioè 1 sul volume, che è esattamente quello che mi aspetto faccia la materia. Quindi se prendo, pensate a un gas rispetto alla situazione dello spazio-tempo, e quindi la densità è una linea piatta rispetto all'espansione, rispetto al tempo. Una densità della classe della y. E la materia, che hanno grosso modo la stessa densità. Non proprio, una è il 70% e l'altra è il 30%. Però non è una quantità infinitesima e l'altro totalmente dominante, sono più o meno allo stesso ordine di grandezza, un 30%, 70%, 69%, 31%, una cosa del genere. Questo è sorprendente perché i principi di omogeneità e isotropia dell'universo. Le equazioni di Einstein mi descrivono un universo qualsiasi, con contenuto di materia ed energia qualsiasi. Però se guardo l'universo nella sua grande scala, estremamente grande scala, mi accorgo che grosso modo è omogeneo, cioè uguale a se stesso in ogni punto, e isotropo, cioè uguale a se stesso in qualsiasi direzione di uguale, non c'è una direzione privilegiata. Questo non è vero localmente, chiaramente, perché la galantare, i passaggi sono non banali, ma non è neanche particolarmente importante,
che si chiamano equazioni di Friedman, Robertson, Walter, derivate negli anni 30, credo, del secolo scorso. Quindi vedete che un po' si capisce che sono le figlie di queste equazioni di Einstein, perché al membro sinistro ho qualcosa che sostanzialmente contiene A, il fattore di scala, che infatti era quello che compariva al lato sinistro perché è il fattore di normalizzazione della metrica. Sul lato destro ho invece i contenuti di energia e materia che sono ρ e che sono P, quindi la pressione e la densità dei fluidi, densità di energia dei fluidi che sto mettendo dentro. Quindi in realtà questa, la Friedman-Robertson-Walker numero 1, è sostanzialmente la riduzione se K è uguale a 0 o se K è maggiore di 0 avrò delle soluzioni differenti. Allora, di nuovo, non faccio la soluzione, anche perché non credo che si possa fare sulla lavagna, è un po' complicato, però in principio dovrebbe essere chiaro. Se K è inferiore a 0, se K è negativo, quello che ho è che A continua ad aumentare all'evoluzione rispetto al passaggio del tempo. Quindi la dimensione dell'universo, il fattore di scala dell'universo, continua a aumentare in modo indefinito a mano che il tempo avanza. Quindi un'espansione continua ed eterna. Se K è uguale a 0, ho un'espansione che però a un certo punto arriva ad uno stallo. Quindi a un certo tempo, molto lontano nel passato, esiste un valore asintotico alla quale l'universo smetterà di espandersi, che arriverà a un valore, una taglia di... Nel futuro? Nel tempo, nel futuro? Nel futuro, sì. Noi siamo da qualche parte qui in mezzo. Questo è tutto cartoon, cioè lo sto facendo, si può fare anche rigorosamente, adesso non so dire se noi siamo qui o qui, ma insomma, nel futuro prima o poi si arresterà. Se invece K ha un valore maggiore di 0, allora vuol dire che la soluzione per A di T è di questo tipo, cioè esiste una fase di espansione e poi una fase di contrazione, la dimensione dell'universo arriva ad un massimo e poi incomincia una fase di contrazione che porta a quello che qualcuno ha chiamato il Big Crunch, cioè A uguale a, è proporzionale a omega, grande omega meno 1. E questo omega è definito come la densità rho divisa per una certa cosa che chiamo densità critica di massa e di energia, che è un valore ben preciso, cioè per esempio nell'universo attuale vale, espresso in termini di costanti o cose che posso misurare, costante di Newton e il valore della velocità di espansione a parametri Hubble oggi, in questo per esempio oggi vale 0.96 per 10 alla meno 29 grammi per centimetro cubo. Se in un passaggio vedete che questa equazione è esattamente equivale a questa, se faccio questa sottologia, questa densità totale di energia e di materia nell'universo è inferiore al valore critico, fissiamoci un tempo preciso perché sennò non è facile da visualizzare, un tempo preciso. Se ρ, quel tempo preciso, è inferiore al valore ρ critico, che per esempio oggi vale questo, questa è una densità, no, grammi per centimetro cubo, allora omega è inferiore a 1, basta fare rapporto qua, ovvio, quindi vuol dire che K è negativo, ovviamente, no? Perché lo vedete qua. Quindi siamo in questo caso qua. Se invece ρ è esattamente uguale a ρ critico, allora omega è uguale a 1, quindi siamo in questo caso qua. E se ρ è maggiore di ρ critico, allora omega è maggiore di 1 e quindi siamo in questo caso qua. Quindi in pratica sto dicendo che la quanta materia l'universo contiene ne determina l'evoluzione totale, in particolare l'evoluzione futura. Se la densità totale di energia è più grande di una certa quantità critica, allora l'universo a un certo punto arresterà la sua espansione e sotto il peso di questa densità critica si comincerà a riattrarre e a ricollassare verso un punto di Big Crunch. Se invece la densità critica è sufficientemente bassa, diciamo che non c'è abbastanza forza di richiamo e l'espansione continuerà indefinitamente come in questo caso qua. Ora la domanda è, dove siamo al giorno d'oggi? Le misure ci dicono che siamo esattamente in questo caso qui. Questo, la misura cosmologica ci dice che siamo in questo caso qui. Lo dice la CMB e non si perché. Non è che la nostra. Sì. Sì, quando dico qua, questo ρ che sto mettendo qui è tutto quanto. Allora, di nuovo, allo stato attuale dipende da quale fluido è stato, cioè no, momento entro un tiro di schioppo, anzi un tiro di fotone l'uno dall'altro, ma poi siano state separate da una espansione, per così dire, esplosiva che ha
aumentato enormemente la prima all'altra, quindi avevano una comune temperatura e comuni proprietà, poi si sono sparpagliate su l'equazione di Robertson, del film Robertson-Walker, la prima, quella che abbiamo già guardato prima, e per il momento lascio perdere, anzi lascio perdere in generale questo fattore K, che era interessante prima, mi concentro sul resto, cioè il fattore di Hubble al quadrato di qua uguale a questa costante. Se io ho una sostanza, una qualche sostanza, tale che la sua densità sia uguale a una costante, allora l'equazione si semplifica molto, no? Perché diventa A punto uguale a costante per A, giusto? Prendendo la radice quadrata, se volete. E questa equazione differenziale di primo ordine si risolve istantaneamente dicendo che A evolve come un esponenziale del tempo. Quindi A, la dimensione dell'universo, evolve esponenzialmente nel tempo. Quindi in termini di cartoon, quello che è successo a un certo punto in quel grafico che vi ho fatto vedere prima non è un'evoluzione così smooth e liscia, ma in realtà c'è stato un breve periodo dell'universo primordiale, intervallo di tempo successivo al Big Bang, ma molto corto, intorno a questo periodo qui, ci sia stata una dominazione da parte di una sostanza, la cui densità di energia equivaleva a una costante, e quindi questa ha causato un'espansione esponenziale del fattore, cioè quel momento in cui si forma, in cui si formano i barioni. I barioni sono gli stati legati del quark, quindi in particolare i protoni e i neutroni, ce ne sono tanti altri, ma gli altri sono instabili, quindi quelli su cui ci concentriamo sono i protoni e i neutroni, che si formano a partire dai quark costituenti. Quindi il processo e il momento in cui questo avviene lo chiamiamo bariogenesi, ed è il primo di quei passi di cui parlavo ieri, in cui si passa da una sostanza diciamo slegata, di particelle fondamentali slegate, a degli stati composti che sono in questo caso i barioni, per esempio appunto il protone e il neutrone. Allora, la cosa avviene a una temperatura di intorno di circa un jet. Perché? Perché appunto, come dicevamo ieri, diciamo dell'economicità della teoria, uno si aspetterebbe che invece le due quantità fossero simmetriche. Cioè, non si vede perché l'universo avrebbe dovuto preferire più tecnico. Per parlare un pochino più in termini di numeri, quali sono i rapporti di cui stiamo parlando? Stiamo parlando grosso modo di questo fattore di adroni, cioè nucleoni, cioè protoni e neutroni, sostanzialmente liberi. Ancora siamo nell'ordine di un metro circa nell'universo, si legano a formare stati legati che sono l'atomo, il nucleo di deuterio e il nucleo di elio e il nucleo degli altri elementi, qualche altro elemento leggero per misurato sperimentale ovviamente. La massa del neutrone è un pochino più alta, 939.6 metri, e quindi c'è una differenza delta m in massa che è 1.3 metri, quindi il neutrone è leggermente più pesante del protone. Le interazioni deboli, che quindi significa in particolare che il neutrone decade, può decadere nel protone, il decadimento delta standard. Le interazioni deboli mi dicono che possono avvenire interazioni di questo tipo, cioè un protone assorbe un elettrone e si trasforma in un neutrone ed un neutrino. Questa è l'interazione di Fermi standard delle interazioni deboli. Anche viceversa, ovviamente, un neutrone colpito dal neutrino può produrre un protone e un elettrone. Oppure, se sposto il neutrino da quest'altra parte, il neutrone decade in protone, elettrone e antineutrino. Oppure il protone. Quindi la popolazione di neutroni diminuirà piano piano e la popolazione di protoni, rispettivamente, aumenterà piano piano, proprio per via del fatto che produrre un neutrone, che è una particella più pesante, necessita un'energia che è sempre meno disponibile. Ok? Una delle bellezze di questa teoria, se volete, è che partiamo da una condizione banale, che è parità delle popolazioni, e arriviamo, seguendo questi numeri con piccoli fattori termodinamici e piccole considerazioni di fisica nucleare, a un valore banale, un settimo, con una predizione precisa. È una teoria semplicissima, se volete, che ha una predizione precisa, ed è che quando il deuterio si forma, il rapporto tra neutroni e protoni è un settimo. Allora, esercizio tipo settimana linguistica, da risolvere nei prossimi 2 minuti. Se ho una zuppa in cui il rapporto tra neutroni e protoni è un set, l'elio, il rapporto di elio nell'universo rispetto all'idrogeno è 24.9% più o meno 0.9%.
sono le ultime misure di qualche anno fa, di 30 anni fa. Quindi la cosa abbastanza incredibile è che questo è primordiale, cioè l'elio, il deuterio, l'elio 3, il beriglio e il litio. E la cosa straordinaria, secondo me, ma non soltanto secondo me, è che queste condizioni sono tutte verificate, eccetto una, che è quella del litio 7, che è fuori di un fattore duale, che ha cominciato a condensarsi gravitazionalmente e ha cominciato a fare il fenomeno di fusione nucleare, per cui quattro atomi di idrogeno si fondono a formare un atomo, quattro nuclei di idrogeno, cioè protoni, si fondono a formare un nucleo di elio liberando dell'energia, no? Fusione nucleare libera dell'energia. E così via, il nucleo di elio nel rapporto centrale, nel nucleo centrale, si fondono tre nuclei di elio, si fondono a formare un nucleo di carbonio liberando energia. Quindi l'energia liberata dalla fusione nucleare produce, la fusione nucleare produce nuclei sempre più pesanti, il carbonio e così via, e fornisce la pressione di sostegno per contrastare la pressione gravitazionale degli strati esterni della stella che vorrebbero invece collassare verso il centro. Quindi la stella sopravvive miliardi di anni in questa condizione di equilibrio idrostatico in cui a mano costruisce nuclei sempre più pesanti, a partire di questo del fenomeno di fusione nucleare, fornendo la pressione di sostegno con, grazie alla fusione nucleare, quindi non collassa. Questo fu per esempio quello che sta facendo il nostro Sole attualmente, sta bruciando nel suo interno nuclei per costruire nuclei sempre più pesanti, e l'energia della fusione mantiene la stella, l'impedisce, lo causa la neutronizzazione del nocciolo, cioè gli atomi di ferro nella loro parte centrale sono soggetti a una pressione talmente forte che i protoni dei nuclei acchiappano un elettrone e diventano neutroni, quindi si neutronizzano sostanzialmente, e in particolare questi neutroni vengono poi catturati dagli atomi del ferro circostante per creare nuclei sempre più pesanti, arrivare fino all'alluminio, uranio, eccetera, eccetera. I protoni centrali, i neutroni, questi neutroni vengono catturati rapidamente dai nuclei di ferro e quindi si inciccioniscono e diventano atomi sempre più pesanti, nuclei sempre più pesanti. Esatto, si formano esatto. Perché sono stati elettroni, quindi c'è il partito. Vedete, questo è evocativo, no? Siamo a 380.000 anni ancora, dobbiamo arrivare a 14 milioni, miliardi. Allora, il passo precedente, la nucleosintesi ci ha lasciato con nuclei principalmente di elio e idrogeno, cioè protoni liberi, e qualcos'altro di beriglio, litio e così via. Però non si sono ancora formati gli atomi, giusto? Perché di nuovo l'energia è sufficientemente elevata che se cerco di formare un atomo, questo viene immediatamente distrutto dal bagno di fotoni energetici. Lo step successivo è la produzione degli atomi, cioè la sintesi, la combinazione per la prima volta degli atomi, che genera, produce quella che si chiama la radiazione cosmica di fondo, ovvero Cosmic Microwave Background, cioè la CMB, che è uno dei soggetti di studio della cosmologia moderna, forse il più importante attualmente. Il cartoon è sempre quello. La zuppa primordiale che abbiamo in questo momento è costituita da nuclei e da elettroni liberi tra di loro, tra i quali viaggiano una gran quantità di fotoni che sono quelli prodotti dalla annichilazione della materia contro l'antimateria nel due step precedenti che abbiamo visto. Quindi in questa fase l'universo è opaco, come si dice, cioè i fotoni che si propagano non riescono a propagarsi liberamente perché incontrano immediatamente una particella carica, sia essa un elettrone o sia essa un nucleo carico positivamente, e quindi scappano contro di lui. Quindi formare atomi, e i fotoni non hanno più energia sufficiente per distruggerli, quindi per ionizzare gli atomi e ricreare una condizione di materia ionizzata, cioè nuclei ed elettroni liberi. Quindi la ricombinazione avviene attorno a questa temperatura qui. Non è vero, non esattamente, perché anche qui c'è il concetto dell'equivalente del bottleneck, cioè del collo di bottiglia, come abbiamo visto nel caso del deuterio. Cioè anche qui c'è una specie di recombination bottleneck, cioè come ci sono un sacco di fotoni nel bagno della zuppa primordiale,
una piccola parte di essi avrà anche ad una temperatura inferiore a 13 elettron volt, una piccola parte di essi avrà energia sufficiente per ionizzare gli atomi che si stanno formando. E quindi devo aspettare un po' di più, chiaro, quindi c'era questa zuppa, in quella zuppa lì c'era un'antenna per il loro scopo, e a un certo punto si sono resi conto che c'era una specie di offset, un fondo irriducibile che proveniva da tutte le direzioni ad una temperatura ben precisa che era questa che avevano misurato. Inizialmente non ci credevano, la storia dice che pensavano che fosse un problema della loro antenna, un rumore di fondo, l'elettronica di qualche tipo, oppure le carte di piccione depositate nel corno dell'antenna, sono andati a pulire, insomma alla fine rimaneva, hanno pubblicato la cosa e istantaneamente si è capito che le predizioni dei teorici che risalevano qualche anno prima della presenza di questo fondo di radiazione microonde erano state per la prima volta verificate. E arrivano da un punto ben determinato del cielo osservato. Quindi quando guardo qui è quella coordinata lassù, in particolare, se vogliamo, un certo grado di latitudine e longitudine là. Allora, temperatura media è quella del che ci aspettiamo, 72.5 Kelvin. Ma se sottraiamo quella, che è comune a tutti, quindi la sottraiamo via, quello che rimane sono queste piccole fluttuazioni che sono dell'ordine di 10 alla meno 5, cioè fluttuazioni di temperatura di 10 alla meno 5 rispetto alla temperatura base comune a tutti. Cioè vuol dire che un punto qui rappresentato in rosso sarà un punto più caldo rispetto alla media di 10 alla meno 5, grosso modo. Un punto rappresentato qui in blu sarà un punto più freddo di circa 10 alla meno 5 e il verdino e il giallino sono i valori intermedi. Quindi vuol dire che i fotoni che arrivano da quel punto lì hanno mediamente una temperatura, se è rosso, un pochino più alta rispetto a questa di un fattore 10 alla meno 5, cioè invece di essere 2.725000 sarà 2.725001. E l'errore di rilevazione del satellite? È minimo, cioè questa temperatura il satellite può certo. Fluttuazioni sono dovute alla cosa seguente. Vi ricordate che questi fotoni arrivano dal momento in cui gli atomi si formano e quindi vengono liberati dalla zuppa primordiale. Allora, supponiamo di metterci in un punto in cui la materia, gli atomi che si stanno formando, è leggermente più densa, quindi c'è un punto di leggera densità maggiore rispetto alla media totale, quindi una densità leggermente più alta del normale. Questo vuol dire che si forma una piccola buca di potenziale gravitazionale nella materia, perché ci sono più atomi lì, quindi c'è un pochino più di potenziale gravitazionale. Quindi il fotone, quando viene liberato, deve risalire un po' la china di questa buca di potenziale gravitazionale e di conseguenza perderà un po' di energia e quindi ne emergerà con un'energia inferiore, cioè un po' più freddo della media. Se invece mi metto in un punto in cui ci sono un po' meno atomi della media, cioè un punto di sottodensità, quel fotone viene liberato cioè deve risalire una china che è inferiore alla media e quindi perderà meno energia e quindi alla fine avrà un'energia finale un pochino più elevata della media, cioè sarà un po' più caldo e quindi produrrà un punto caldo, un positivo e un negativo in una distribuzione, in uno spettro di potenza come questo. Allora, questo vuol dire che se fisso una distanza angolare, per esempio 0.5 gradi, che è questo valore qui, vuol dire che in pratica sto misurando nel cielo con un angolo fisso di 0.5 gradi passando su tutti i punti disponibili. Quindi sto prendendo una specie di righello, di goniometro ad apertura fissa di 0.5 gradi e lo passo su tutti i pixel di questa mappa qua. Se succede spesso che c'è correlazione tra il punto di qua e il punto di là in questa mappa a questo angolo ben preciso, allora dico che lo spettro in quel punto, per quell'angolo ha una potenza elevata. Se invece succede che raramente c'è correlazione tra questo punto e questo punto, allora dico che lo spettro in quell'apertura angolare ha una potenza bassa. Poi cambio per un altro angolo e ripasso su tutti i pixel dell'immagine. Se succede che c'è spesso correlazione tra questo punto e questo punto, allora la potenza è elevata.
invece c'è poca correlazione, allora la potenza è bassa. Correlazione vuol dire che spesso quando qui c'è un punto freddo, c'è un punto freddo anche di qui. Quando qui c'è un punto caldo, c'è un punto caldo anche di qui. Invece non correlazione vuol dire che è random, quando c'è qua c'è caldo, qua c'è qua freddo o caldo, secondo casualmente. Questo vuol dire fare la trasformata di Fourier di questa immagine. Non so se magari avete un modo più intuitivo di spiegarlo. Alla fine è quello, vuol dire appunto sperimentale, riesco a capire un sacco degli ingredienti che devono andare nella teoria. Per esempio, vi faccio un esempio. La curvatura dell'universo. Cerchiamo di capire come posso ricavare dalla misura della CMB la curvatura dell'universo. Lo spazio-tempo, discorso di ieri, può essere curvato, no? Quindi può essere a curvatura negativa, una specie di sella, piatto, oppure a curvatura positiva. Qua è rappresentato in tridimensionale, ma potete immaginarlo in termini di spazio-tempo. In uno spazio piatto, se conosco una certa distanza fissa, che è questa barra rossa, e se conosco la distanza alla quale io la sto osservando, quindi se ho una misura campione fissa di cui conosco la dimensione e conosco la distanza dalla quale la sto osservando, posso determinare l'angolo in modo univoco, giusto? In uno spazio positivamente curvo, stessa cosa, diciamo, se conosco la dimensione della sbarra campione e conosco la distanza a quale la sono, in base all'angolo da cui è sotteso, riconosco la curvatura dello spazio, no? Diciamolo diversamente. Se misuro questa sbarra sotto un angolo più grande di quello che mi aspetterei, posso dedurre che lo spazio curvo positivamente. Se è inferiore al contrario. Se invece lo spazio curvo negativamente, misuro questa sbarra di lunghezza nota da una distanza nota sotto un angolo di osservazione inferiore. Quindi, conoscendo questa sbarra rossa, posso determinare, e conoscendo la distanza arancione, posso determinare se sono in un universo piatto, chiuso, cioè di curvatura negativa, o aperto, cioè di curvatura positiva. Ora, cosa sono queste sbarre? Le sbarre sono le distanze note perché riconosco. La sbarra rossa è la distanza percorsa da un'onda di materia dal Big Bang fino alla ricombinazione. Questo è un concetto un po' difficile da capire, ma fortunatamente è un filmino. Un'onda di materia cos'è? Allora è questo. Immaginate che all'inizio, nella zuppa primordiale, ci sono dei punti di densità leggermente superiore, come abbiamo visto prima, e dei punti di densità leggermente inferiore. Annullate tutto quanto, prendete soltanto un punto di densità leggermente superiore. Al Big Bang si forma, immaginiamo questa situazione idealizzata, al Big Bang si forma una zuppa completamente omogenea, eccetto un punto che ha densità superiore, che è rappresentato qui. Poi lasciamo evolvere per 380.000 anni, quello che succede è che questa punta, spero, sì, diffonde, no, la sovradensità si diffonde leggermente e crea una specie di onda attorno a se stessa, esattamente come un sasso gettato nello stagno che crea un'onda attorno a se stessa. Quindi la densità di materia, mentre inizialmente era un picco e tutto omogeneo intorno, dopo 380.000 anni è diventata una specie di anello distribuito ad una certa distanza dal punto centrale del picco. Un po' denso, vediamo se magari taglio via qualcosa. L'ultima cosa che vi voglio parlare è l'ultimo step, che è sostanzialmente la formazione delle galassie. Allora, in pratica qui la CMB, quando si è formata la CMB, siamo rimasti in quale condizioni? Ci sono gli atomi che si sono formati finalmente, sostanzialmente idrogeno e elio, e abbiamo visto che ci sono alcuni punti di sovradensità e alcuni punti di sottodensità che sono ripercorsi nella fotografia della CMB. Ora, cosa succede a questa zuppa mediamente omogenea ma con qualche punto più denso e qualche punto meno denso? Nei 13 miliardi di anni che seguono, sostanzialmente succede una cosa molto semplice e molto noiosa, ed è che i punti con maggiore densità, è pochissima questa differenza, 10 alla meno 5 più densa della media,
cominceranno ad accrescere sempre più materia, chiameranno gravitazionalmente tutta la materia attorno, a scapito dei punti di minore densità, che invece si vedranno sempre più svuotati di materia, e quindi si formeranno grumi sempre più grossi, strutture sempre più grosse, la materia si agglomererà sotto il puro effetto dell'attrazione gravitazionale fino a formare stelle e poi galassie, ammasse di galassie e così via. E tutto quello che succede nel periodo successivo è semplicemente il collasso gravitazionale che aumenta, fa crescere questi grumi di sovradensità da un infinitesimo 10 alla meno 5 fino a galassie. E questi sono i modelli di simulazione che molti gruppi stanno lavorando attualmente. Quello che si fa è che si prende una scatola che più o meno rappresenta l'universo, del tipo, non so, 43 megaparsec di diametro, di lato, e ci si butta dentro una certa quantità di particelle di materia, in particolare di materia oscura, ma questo ne parliamo domani, dell'ordine di, in queste simulazioni qui, di un milione, con uno dei piccoli grumi di sovradensità e di sottodensità, che più o meno potreste riuscire a vedere qui. E poi lo si lascia evolvere sotto l'evoluzione della semplice forza di attrazione gravitazionale, da un redshift elevato, cioè da un tempo passato, fino ai giorni nostri. Quello che succede è semplicemente che i punti più densi attraggono sempre più materia e i punti meno densi vengono sempre più svuotati, e quello che trovo alla fine è una struttura di questo tipo, con ammassi più densi e zone invece più vuote dove la materia è stata trattata via, come li osserviamo nel cielo attuale. E quello che mi sta dicendo l'evoluzione della cosmologia è che le strutture sempre più complesse si formano a mano che l'universo si espande e si raffredda. I dettagli sono molto complicati, entra un sacco di fisica nucleare, di particelle e così via, ma il trend è chiaro, strutture sempre più complesse a mano che l'universo si raffredda. In particolare le galassie, cioè le strutture sovradense della planetaria cosmica, sono il risultato di questi grumi di sovradensità e sottodensità che erano rappresentati nella CMB, i quali a loro volta da dove vengono? Vengono dalle fluttuazioni quantistiche del vuoto nella zuppa primordiale, che hanno creato zone leggermente più dense e zone leggermente meno dense. Le più di 100 miliardi di galassie che brillano attraverso lo spazio come diamanti celesti non sono nient'altro che meccanica quantistica scritta in grande attraverso il cielo. Per me questa realizzazione è una delle meraviglie più grandi dell'era scientifica moderna. La sezione molto dominante è per la fusione di gluoni. Invece il secondo processo dominante, vedete a livello di due pico bar, è per invece lo spettrum quark-quark, quindi la fusione tramite il doppio Z. E poi vabbè, avete di nuovo gli altri processi, questo come era quello per Aleppo, via Top, eccetera, eccetera, che però sono ordini di grandezza ancora più piccoli. Quindi essenzialmente la quasi totalità, poi non è vero, insomma, la quasi totalità, poi noi lavoriamo. I raggi gamma, 10 cm d'acqua, un cubetto d'acqua così, sono sufficienti per bloccare un fascio da 1,5 di neutrini. Bloccare voglio dire attenuare della metà, per esempio. Quanto ci vuole? Per attenuare un fascio di neutrini della metà serve super tantissimo, la sua essenza più pura, se volete, no? Il gatto di Schrödinger, che è sia vivo che morto e non lo so, è in una sovrapposizione dei due stati, e questo è il neutrino E, che in ogni singolo istante della sua vita è una sovrapposizione di neutrino 1 e di neutrino 2. La proprietà dei neutrini 1, 2 e 3 è avere una certa massa. La proprietà dei neutrini E, mu e tau è avere un certo sapore, cioè essere prodotti in associazione con un E, mu e tau. Ok? Sono due proprietà differenti. Intrinsecamente due proprietà differenti. Allora, cosa vuol dire che i neutrini oscillano? Vuol dire che se io produco un neutrino E, per esempio nel centro del Sole produco neutrini E, alla produzione questo è una combinazione di stato 1 e di stato 2, autostato di massa 1 e autostato di massa 2, secondo questa regola qui. Ora però poi questi neutrini viaggiano, e durante il viaggio, siccome hanno masse diverse, e questo è cruciale, siccome c'è una differenza in massa tra questo e questo, diciamo così che lo stato 2 va più lento,
e quindi alla fine del viaggio la sovrapposizione sarà differente, cioè avrò più diciamo, quantità di 1 nel neutrino quando arriva qui rispetto a quantità di 2, contrariamente a quello che aveva all'inizio. Questo viaggio potrebbe essere, per esempio, un neutrino prodotto nel centro del Sole, viaggia fuori dal Sole, arriva fino alla Terra, quindi quelli 8 minuti luce o quelli milioni di chilometri che sono, e poi io qui lo detecto. Quindi, quando lo rivelerò? Rivelerò ancora un neutrino E oppure no? Beh, devo trasformare, fare la trasformazione inversa, cioè la rotazione inversa rispetto a questa, e trovo lo stesso con l'angolo theta di Mixing, e trovo che se la combinazione è cambiata, infatti è cambiata, a questo punto, allo stato finale, avrò una possibilità finita di rilevare di nuovo neutrino E, ma anche neutrino mu. Ok? Quindi nel viaggio, questo neutrino, che era partito come neutrino elettronico soltanto, può trasformarsi in un neutrino muonico, oppure rimanere un neutrino elettronico con probabilità fissate, ben definite, quelle di cui parliamo dopo. Quindi nella rilevazione, cioè allo stato finale, alla fine di questo viaggio, qual è il mio autostato di nazionalità? Beh, tipicamente una componente di nazionalità francese compare, infatti ho preso la nazionalità un anno e mezzo fa. Quindi vuol dire che partendo da un autostato di nazionalità, a causa di una modifica della composizione di quest'altra proprietà che è la lingua, si produce un altro autostato, una componente dell'autostato della nazionalità francese, questo caso. Quindi diventa 0, poi ancora 1, poi 0, poi ancora 1. Questo è perché si chiama un'oscillazione. Cioè a distanze che aumentano, la probabilità di trasformarsi in un neutrino mu diventa probabilità di trasformarsi, quindi è l'1 meno questo, diventa 0%, 100%, 0%, 100% e così via. E come si è per tutte? Credo che sia proprio tutte, magari non parliamo di tutte, ma soltanto alcune. Beh, in natura sono prodotti dalle interazioni dei raggi cosmici sull'atmosfera, quindi particelle molto energetiche che arrivano e cioccano sugli atomi dell'atmosfera, producono tra tante altre cose anche i neutrini, i cosiddetti neutrini atmosferici. Sono prodotti anche dalla radioattività delle rocce sotto i nostri piedi, per esempio il decadimento dell'uranio sotto i nostri piedi causa produzione di geoneutrini che ci arrivano dal basso, di bassa energia. Sono prodotti nella fusione solare, perché lì c'è due idrogeni che si trasformano in elio, quattro idrogeni che si trasformano in elio e quindi si producono dei neutrini dalla neutronizzazione. E poi nell'esplosione delle supernove, ne abbiamo parlato ieri, quando c'è quel momento di neutralizzazione del nocciolo, in fenomeni galattici violenti, nel Big Bang, sono quel fondo di neutrini che abbiamo accennato ieri, per esempio, e forse anche nell'annichilazione di dark matter, di cui parleremo, di materia oscura, di cui parleremo più avanti. Le sorgenti artificiali invece sono dei reattori nucleari, perché nella fissione si producono neutrini, neutroni e neutrini, gli acceleratori di particelle e le esplosioni atomiche, perché è esattamente una fissione non controllata, sostanzialmente grande, capeggiato da questo signore negli anni 90, che gli ha valso il premio Nobel del 2015. Se uno guarda il numero di eventi sotto forma di neutrini mu, quindi mu light, come mu, rilevati dall'esperimento in funzione dell'angolo di osservazione, questo theta non è l'angolo di Mixing, ma è l'angolo zenitale in cui guarda l'esperimento, si vede che a theta uguale a 1, che vuol dire verso l'alto, la teoria è in accordo con i dati. Mentre a theta uguale a meno 1, a theta uguale a meno 1, che vuol dire quando guardo verso il basso, la teoria, che all'epoca non si sapeva dovesse comprendere le oscillazioni, è in disaccordo con i dati. Ci sono molti meno neutrini mu che arrivano dal basso rispetto a quelli che mi aspetterei. Perché? Adesso lo sappiamo, perché si sono trasformati nel viaggio in neutrini tau. Ed escono dal Sole. Nell'uscire dal Sole hanno tutto il tempo di fare oscillazioni sia nella materia del Sole, che sono un po' più complesse di quelle che vi ho detto prima, e soprattutto nello spazio vuoto che si trova tra il Sole e la Terra. E quando arrivano al rilevatore, per esempio di nuovo Super Camion Candy o Snow, possono essersi trasformati, si sono trasformati in una sovrapposizione tra il neutrino E e il neutrino mu. Aveva provato a misurare il flusso di neutrini E provenienti dal Sole. Aveva messo una grande tanica di liquido sapone per i piatti, praticamente, nella miniera Homestake in South Dakota,
e quello che aveva visto è che arrivavano il 30% grosso modo dei neutrini nel flusso atteso secondo il modello solare standard. Perché c'era qualcuno, in particolare John Bacall, che aveva un esauro che l'esperimento rileva. Sostanzialmente questi sono i tre tipi di esperimenti fondamentali che coinvolgono i neutrini. Si fanno anche esperimenti dei neutrini da reattore, esperimenti dei neutrini di Giocattoli della Lagrangiana. Se questo termine della Lagrangiana, che è quello che dà le masse alle particelle, la espandiamo, vediamo che per il muone ottengo una massa, ma per il neutrino ottengo zero. Cioè non ho mai una massa nel modello standard per il neutrino. E questo è dovuto al fatto che le interazioni deboli sono quello che si dice left-hand, cioè sinistros. Comunque, è un fatto che nel modello standard non posso dare massa ai neutrini. I neutrini sono fissati ad essere massa zero. Il bosone di Higgs non ce la fa.